Ciao ragazzi, eccoci qua su un gioco uscito da pochissimo su Steam, Strategic War in Europe. È un altro indie che voglio proporvi. Non lo so, mi aveva colpito dalle immagini, io non ci ho mai giocato, quindi faremo insieme il tutorial, provando a non fare la stessa cappella che abbiamo fatto con Postmaster. Io non l'ho neanche mai visto, quindi guardiamo se c'è qualcosa. Intanto abbassiamo questa cosa, questa musica assurda. La musica non mi piace, lo dico già adesso. Battaglia navale, unità metriche, sprites, misura di sprites. Cioè io la sprite me la bevo. Vabbè, comunque, quante sprite vuoi? 50 sprite, sono 50 metri, non lo so. Ah no, unit skin. Ah, io pensavo fossero unità di misura. Vabbè, andiamo avanti, naturale. Boh, tutto in inglese, benissimo. Questo gioco è tutto in inglese, quindi facciamoci l'abitudine. Tutorial 0, 2 turni, mappa 62x46. Chiaro, carissimo. Cioè io già lo so l'inglese, mettiamolo come punto. L'inglese non lo so, ma qui che cazzo c'è scritto? So we camp fan. Camp fan, cazzo. Ecco, no, lasciamo stare che poi il tedesco è una lingua un po' così. Cioè basta solo, lasciamo stare. È un po' cattiva come lingua, anche... un semplice I love you in inglese, bellissimo, molto delicato, je t'aime in francese, va in tedesco, diventa Hitch Lebedich, a cazzo, ecco, cazzum, non lo so, lasciamo stare, facciamolo, start the game, vediamo un po' come questo gioco, io non so che dire, io non l'ho mai visto, sembrava carino. Adesso vediamo se riusciamo a giocarlo e se riesce a appassionarmi, perché questo gioco me l'hanno inviato come per fare una recensione su questo gioco, per fare dei gameplay, quindi non l'ho acquistato, mi sembra normale. Vediamo un po' se questo gioco vale qualcosa. Io l'ho visto, mi sembrava carino. È un gioco, penso che sia un RTS, quindi uno strategico a turni. È un indie, quindi l'avevo già detto. Welcome in Strategic War in Europe General Information Tutorial. Merda, oh! Ok, ci sono. Solo per dire benvenuti, in inglese ci mettono 3 km di parole. Vabbè. Ok, in questo tutorial, you will learn basic information about the game ideas and concept. In questo tutorial tu imparerai le informazioni base di questo gioco, sulla sua idea, no, l'idea del gioco e il suo concetto. Ok, vabbè. Ok, come detto è un RTS, uno strategico a turni, perfetto, è un po' come Risiko. Ecco, io sono un amante di Risiko, a me Risiko mi piace tantissimo da giocare. Risiko è il gioco da tavola, non so quanti di voi hanno giocato a Risiko, è un po' come Monopoli, ecco, Monopoli, a me piacciono i giochi da tavola a turni, non so perché, ma mi piacciono. E io quando ho visto questo gioco mi ha ricordato subito Risiko, infatti per questo l'ho preso. Quindi andiamo avanti, questo significa che tu... That only one count. Ok, che solo una nazione per volta può fare delle azioni, ok, ci sono. Le movimenti delle nazioni sono... No, East Northern, vai alleanze, Axis, alleanze secondarie, terza, quattro, vabbè non ci ho capito niente. Oh, andiamo avanti, ok. Io non ci capisco niente, troppo difficile. Cazzo, fate i giochi anche in italiano, porco Giuda. Che cazzo, non è che posso sapere tutto l'inglese a memoria, io vivo in Italia, mi piacerebbe giocare in italiano. Ok, sulla parte destra dello schermo tu puoi vedere una lista di icone. Queste sono: finisci il turno, ok. Unit manager, 4 carri armati. Io non vedo nessuno unit manager. Qual è questo coso qui? Un cassettino chiuso. Convogli, navi. Allora unit manager è questo. E questo cos'è? Scusa, un cassettino apri e chiudi, vabbè. Dollari, shop, ricerche, reports, opzioni e okay for info. Ok, perfetto. Non ho capito più niente, non ho capito. Sono già bloccato. Cioè, lasciamo stare, sono già bloccato all'inizio del gioco. Io come faccio a ricordare? No, non ce la posso mica fare. Allora, nella parte at the top right, ok, on the screen. Quindi sulla parte, sull'angolo qui destro, between the flag and the top bar. No, qui quindi.
Ah, questi qua, ok, ci sono questi quattro bottoncini. X panel, attacco pan, allora, pannello X, non so cos'è il pannello X, sarà dove avete tutta la lista delle ex fidanzate. Insomma, le ex ragazze che vi siete, in qualche modo avete avuto una storia, quindi là c'è una lista delle vostre frequentazioni con le altre, con l'altro sesso. No, non è chiaro. Ah, c'è l'H davanti, quindi non sono le ex, ma sono le ex. Vabbè, è un modo particolare per dire ex, sempre ex sono. La vita va avanti, morto un papa se ne fa un altro. Poi c'è il pannello battaglia, il pannello unità e il pannello diplomazia. Ok. Ok, ci sono. Sì, bello mio, però. Questo è un altro gioco come Postmaster, 25 km di lettere. Allora, central top part, ok, la parte centrale dello schermo superiore è riservata per le cose più importanti. E allora mettici solo quella, no? Tutte le altre cose non le voglio sapere. La parte più importante voglio sapere, questo è il tutorial 0. Quando arriverò al tutorial 10, cosa succederà? Ci sarà tutto lo schermo pieno di informazioni. Vabbè, allora, on the green bar, sulla barra verde, troverai delle informazioni base. Circa la selezione X, ancora con queste X. Là ci sarà una lista allora lunga chilometri perché, come dire, sono un po' come Cassano, ho avuto più di 1000 ragazze. È una cazzata anche quella che ha detto Cassano, vabbè. Noi ci crediamo, ognuno dice quel che vuole. Quindi voi credeteci che ho avuto più di 1000 ragazze. Ho iniziato all'età di 2 anni a frequentare l'altro gentil sesso. Eh beh, sì. Sono un Latin lover. Allora, appena sotto la barra verde ci sono appena 6 icone. Sono 6? Mi sembra anche poco. Che vi mostrano delle informazioni, boh, delle cose. Ok. From the left to the right. Oh là là. Punti produzione. Allora, sono punti perché vengono usati per comprare e riparare unità. Ok. Punti movimento, giusto. Ci siamo. Quindi se dovete spostare tipo il risico non ci sono i punti movimento. No, ci sono anche il risico. Perché comunque butti i dadi. No. No, il risico non c'è. C'era un altro gioco però che aveva i punti movimento. Vabbè. Punti trasporto per mare. Punti diplomatici. Madonna mia. Oh. Amphibious. Invasion point. Ok, per punti invasione anfibia e nuclear point, weapons. Ok, ci sono armi nucleari. Now click to the option. Ok, clicchiamo sulle opzioni. E poi exit. Era tutto qui, era. Cioè, non mi ha spiegato niente. Rifacciamolo con calma questa volta. Che voi me la prendete sempre a ridere. Voi ridete, ma io non capisco mai niente. Andiamo avanti. Allora, andiamo là. Ma porca di quella troia! Allora, exit to main menu. Ok, fammi vedere di nuovo con calma. No, non vi emozionate che avete tutta la lista delle ex. Cioè, sempre colpa vostra! Allora, ok. Ah, finisce qua. Clicca sulle opzioni e ritorna al menu principale. Scusa, ma che cazzo di tutorial è questo? Vabbè, allora. È finito il primo tutorial, eh? Quindi, good. Non ci ho capito niente io però. Beh, start the game. Dai. Ti prego, ok. Welcome to Strategic War in Europe 2022. Cazzo, non è che me lo puoi chiamare più piccolo sto nome. Cioè, sono certi che danno i nomi assolutamente assurdi. 2 km di nome, cioè se io metto 2 km di nome, io faccio fatica a leggere proprio. Cioè, stai calmo con i nomi. Here, che pronuncia. Qua imparerai come comandare le tue truppe sul campo di battaglia. Battlefield. Remember. Ricordatevi. Anzi, ricordati che tu devi morire, eh? Ricordatelo. Questa è la citazione da un film grandissimo. Vediamo quanti di voi conoscono questa citazione. Remember. Vabbè, quindi. Ci ho capito niente, ci ho capito. No, ok, vabbè, lasciamo stare. Adesso, allora, new orders will display in the screen.
Allora, i nuovi ordini appariranno sullo schermo. Qualche volta non sarai in grado di procedere finché non premerai col mouse esattamente il punto. Non ci ho capito un cazzo, ma che... Vabbè, ok, continua. La facciamo così noi tutorial. Noi il tutorial lo inventiamo. Allora, adesso guarda la mappa, se mi togli lo schermino, vabbè. Normalmente... Ok, normalmente tu puoi scroll, non so come si traduce in inglese, in italiano scroll, lasci scroll. Puoi scrollarla muovendoti col mouse su un angolo dello schermo. E drag it, mamma mia. Allora, press left mouse on the minimap now, please. Left è quello, ok. Ok. Solo un click mi ha fatto fare. Grande, però sono grande. Però, non sapevo di essere così bravo. Se riesco a fare un click col mouse in un punto dello schermo, mica così a cazzolo di cane proprio. Ci ho pensato più volte. C'ho il dito consumato a cliccare una volta. Ok, si è spostata la minimap, ok. Ok, clicca qualche volta su plus e minus. Dov'è plus e minus? Ok, l'ho trovati. Minus, basta minus, plus, minus. Ok, plus. Non posso plussare di più, ok. È finito anche questo tutorial. Ma cazzo, fa dire uno principale, no? Finisce qui questo tutorial. A parte che ci stiamo facendo delle grandi risate con i tutorial che... l'uno, lo zero, l'uno, peraltro tutorial zero, non si è mai visto. Cioè, zero si usa in campo informatico, ma non in campo videoludico. Vabbè, Units Managing, ci ho capito niente, io non ci ho capito niente ancora in questo gioco. Cioè, i tutorial vanno fatti, ma se è così io già non... Tutorial 2, benvenuto alla terza parte del tutorial. Chiamano tutorial 3, questo perché devono iniziare con lo zero. Vabbè, in questo tutorial ti mostreremo le informazioni più importanti del pannello in the game. Vabbè, lasciamo stare. Allora, let's start from the unit management window. Dov'è il unit management window? Ah, questo! Quattro carri armati, eh? Here. Madonna mia, com'è incasinato! Mi ricordo quei giochi che uscivano negli anni 90, quei giochi... come cazzo si dice? Open source, perché comunque negli anni 90 erano abbastanza open source i giochi. Tu prendevi questi giochi ed erano così, erano senza una grafica ben fatta. Mi sta lasciando un po' perplesso questo gioco. Sembrava molto più bello. Invece sto... Continuiamo, facciamo almeno il tutorial, però... Cioè, non... Non è proprio fantastico, ecco. Cioè, mettere tutte queste lettere qua, UPCSRATL, non ha senso, non ha. Non, magari saranno anche cose facili da ricordare, però è troppo messo male. Cioè, non è un pro... Vabbè, continuiamo. Ah, e c'è anche scritto, qui puoi facilmente trovare, manager, come si dice, controllare e accedere a tutte le tue... land, tutte le tue terre, navi e air units. Ah no, tutte le tue unità di terra, navali e aeree. Proprio facilissimo. No, ma è troppo messo male. Cioè, upgrade units can be promoted. Ok, possiamo promuoverle, upgradearle, quindi migliorarle, assegnargli un comandante. No, ma è troppo difficile, ma... Cioè, va bene fare le cose molto complete, come Postmaster, va bene fare le cose molto dettagliate, però c'è un limite, un videogiocatore non vuole perdere 3 ore per imparare un gioco. Quindi clicchiamo qua, perfetto! Only Hardwired Corps are displayed. Let's select one of them. Ok, selezioniamone una. Perché proprio la seconda?
poi lo metti così. Ma scusa, come cazzo? Cioè, è un'ellisse, però c'ha una codina tipo. Vabbè, prendiamolo. Ah, ok. No, questo, ok. Non ho capito niente. Come puoi vedere, questa è la parte più facile per gestire e trovare le tue truppe. Come no? Proprio la parte più semplice, cioè, ci ho capito tutto. Allora, adesso proviamo a comprare qualche nuova unità. In Strategic War in Europe. Tu puoi usare Production Point, ne abbiamo 1000. Tu, per comprare qualcosa. Vabbè, dai. Next, ok, vicino ci sono i Strategic Movement Points, che sono usati per muovere, me l'avevi già detto. Poi se a trasporto per mare, me l'avevi già detto. Punti diplomatici, me l'avevi già detto. Amphibious Invasion Point, me l'avevi già detto. Nuclear Bomb, me l'avevi già detto. Ok, adesso apriamo il menu di acquisto. Ok, soldi, 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 soldi. Madonna mia, oh. Cioè, quando un gioco mi lascia così perplesso, cioè non puoi fare niente. Qui dovete anche una cosa, volevo dirvi, è una cosa che ha detto anche Frow in Parliamo di videogiochi, è una cosa che io appoggio completamente, completamente. Anche se a chi recensisse giochi, i giochi vengono regalati, come a me in questo caso mi è stata fornita una chiave gratuita, non è detto che il gioco venga sempre esposto come un gioco da favola. Qui dovete capire, dovete essere voi bravi, chi è un bravo recensore e chi non lo è. Chi è un bravo recensore, alla fine, lo capisci dal video, lo capisci. Anche se a me mi hanno regalato questo gioco, non riesco a dire. Cioè, è più forte di me dire che questo gioco sia un gioco da avere assolutamente. Cioè, ci vivete bene anche senza acquistarlo. Volevo provarlo per vedere un po' com'era e quindi ho avuto questa chiave gratuita. E ricollegandomi al discorso di Parliamo di videogiochi, che loro ricevono dell'hardware, è un po' diverso, ma anche dei giochi forse, non me lo ricordo, ricevono dell'hardware da recensire. Non è che tutte le recensioni, anche se vi è arrivato a titolo gratuito, vengono fatte benissimo. Cioè, non è che io sono, anche se mi inviano i giochi, non è che io dico che il gioco è bellissimo, non lo dirò mai, perché comunque questo gioco mi sta lasciando veramente perplesso. Non ve lo consiglio neanche, perché comunque è tutto in inglese. Io l'ho preso tutto in inglese perché comunque qualcosina la capisco. Però, cioè, ce ne vuole, Comunque, andiamo avanti, facciamo questo tutorial, poi ci interrompiamo qui. Sarete voi a scegliere se farmi continuare il tutorial e arrivare fino alla fine del tutorial, poi magari fare anche una partita, oppure se fermarmi. A me il gioco non mi sta emozionando per niente, quindi mi lascia parecchio perplesso, e quando un gioco mi lascia perplesso io faccio fatica a giocare i giochi che mi lasciano perplesso. Magari poi faremo un vlog anche su questa questione qui di Parliamo di videogiochi, anche di della vecchia questione di FamiJ, che ha il manager, non ha il manager, ma che cazzo se ne frega, cioè ha il manager, bravo, non ha il manager, bravo, basta che fai dei bei video, a me non mi interessa. Cioè, se hai il manager o non hai il manager. Comunque, questa qui è una questione esterna, lasciamola da parte, ci farò un vlog. Quindi arriverà un vlog, aspettatevelo. E ve lo dovete sorbire. Quindi, continuiamo con il tutorial. Now select Armored Corps from the list on the left side. Continuo ad avere perplessità su queste ellisse. Vabbè, Armored Corps. Ah, sono Armored Corps, sono i carri armati? Ok, switch to army. Ma scusa, non cambia niente, non cambia. Cambiano i carri armati, però Armored Corps. Vabbè, non mi fa cliccare, ovviamente. 4 e 5. Non ho capito cos'è quel 23-0, 9-0. Buh. Allora, following marking. Vabbè, compriamo. Exit qua, to deploy, poi questo, clicchiamo qua, cioè basta cliccare in questo gioco. Vabbè, ok, clicchiamo dove dice lui, solo che non so più dove cliccare. Non ho letto, cazzo, non ho letto, fermati, mi sono perso.
Merda, non l'avevo letto. Mettiamolo qui. Qui, qui. 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 Ah, tu vai qui? E vai qui? No, non puoi andare. Vai qui allora. Qui, qui, qui. Non ho capito niente. Ma che sto facendo? Ridarmi. Ok, così possiamo zoomare, eh? Questi, mettiamoli qua. No, questo. No. Allora questo. No. No, non voglio te, non voglio te, basta. Qui. Non ci ho capito niente, non ci ho capito. Non ci ho capito veramente niente. C'è scritto di seguire i simboli. Ma porca di quella troia, oh. Cioè, questo è il gioco che a volte non riesco a capire. Quando mi fanno fare delle cose che poi non si capiscono. Quindi non è colpa mia, o almeno non è tutta colpa mia. Non ho capito perché si riescano a spostare questi tipi qua. Vabbè, non li spostiamo. Allora, questo. Deploy. Qui. Allora qui deploy. Boh. Allora, ritorniamo indietro. Ma porca miseria, non ti muovere la mappa. Questo. L'abbiamo selezionato, sì. Deploy. E mettilo qui. Ma cazzo, mettilo da qualche parte. Non ci ho capito niente, non ci ho capito. Forse è questo. Vieni qua. Poi vai qui. Poi vai qui e poi vai qui. No, non puoi andare lì. Ma dov'è poi sto coso? Apri, cioè poi non ho capito perché devo cliccare due volte. Tu deploy. Questi, come si fanno a deplorare qui? Deploy. Ah! Ok, mettili qua. Close. L'ho messi. Sì. E quindi? Boh, io non riesco ad andare avanti in questo gioco. No, non riesco proprio, eh. Allora. Non. Faccio fatica anche a dare un. Cioè, era bello, sembrava bello. Però uno è tutto in inglese. Due mi sembra una grafica del 1090. Cioè, del 1090, senti a me un po'. Del 1980. Mi sembrano quelle grafiche dei giochi che c'erano una volta. In più la lista delle cose da fare è veramente disordinata. Puoi mettere tutte le tabelle che vuoi, ma se fai una tabella con 25.000 strumenti, non ci capisco niente, non ci capisco. È difficile anche per me poi ricordarle. Io direi, abbiamo fatto un, in inglese lo chiamano first look, prima occhiata al gioco, però io direi di fermarci qua, non se ne parla più, intanto meno male che ho registrato, perché non l'avrei fatto di nuovo. Fermiamoci qua perché è veramente difficile, è veramente macchinoso, ve lo sconsiglio, ecco, lasciate perdere. Ci vediamo con la prossima puntata. Ciao!